Yeah. Rando. E appunto anche per questo che protestiamo. In secondo luogo. Chi è questo facciato? Vabbè ragazzi, quando vi verrà in mente un altro punto ne parliamo, adesso continuiamo sulla retta vita. Vabbè, noi comunque siamo stati al consiglio d'istituto che c'è stato giovedì scorso e comunque anche il preso ci ha fatto notare che i tagli dei fondi della provincia sono abbastanza consistenti. Diciamo che riceviamo il 40% in meno dei finanziamenti della provincia rispetto all'anno scorso. Il 40% in meno è avere quasi la metà dei finanziamenti che avevamo prima. No, avere il 40% in meno significa avere il 40% in meno. Che matematica studio questo qua? Se ci guardiamo intorno, vediamo le reti. E anche un ragioniere. Non si può dire che il 40% è la metà. Tutti i palloni neanche ce li abbiamo. 40% sono i tre quinti, ma non i nostri genitori e dei più giovani, forse anche i nonni. E comunque, vuoi o non vuoi, le cose si deteriorano. E anche se noi non ci saltiamo sopra le sedie, meno male si rompono, comunque sono usate e avremo bisogno di materiali nuovi. Grazie. Guarda, c'è solo da sentire qua. E quindi, visto che comunque in molti ci chiedono ma perché protestate? Sembra che non viviate neanche in questa scuola, perché io penso che per accorgersi del perché noi protestiamo basti guardarsi intorno. Non c'è bisogno di partecipare ai consigli di istituto e vedere i finanziamenti che ci stanziano per rendersi conto che in questa scuola c'è. Ma in questa scuola, come nella maggior parte delle scuole italiane, che c'è una situazione di forte disagio. Vorrei chiedergli se lo sanno in cosa consiste la legge di stabilità, in che cosa consisteva il DL Tremonti, e poi quello di Tremonti, per vedere se lo sanno. Da qualche parte gli arrivano e quindi riteniamo che sia più opportuno stanziarli per la scuola pubblica, che è la scuola che possono frequentare tutti, e non per la scuola privata, che giusto. È quella che sostanzialmente possono pagarsi solo i loro figli. Bravo! Questa è una cosa giusta. Ecco, mi hanno fatto venire in mente l'altro punto della legge Aprea che è molto discusso, che è il fatto che con la nuova legge permetterà alle scuole pubbliche di ricevere dei finanziamenti dai privati. No. Ok, può sembrare anche una cosa bella, però sinceramente avviciniamoci un po'. Che la scuola pubblica, che c'entri, dal momento campo? In cui riceve dei soldi da un privato, e questo privato entra a far parte del consiglio d'istituto, o come si chiamerà comunque dopo questa legge, non sia una cosa bella, perché comunque subirà, vuoi o non vuoi, dei condizionamenti esterni. Giusto. Molti professori anche ci hanno detto l'autonomia della scuola non è in pericolo, però sinceramente io non so voi come la pensiate, ma io ritengo che una scuola pubblica che riceve soldi da un privato e che ha un privato all'interno del suo consiglio di c'è qual quadra che non qualcosa autonomo, c'è qual quadra che non qualcosa, ma che subisca comunque il volere di chi poi gli dà più soldi. Bravo. Ecco il presidente e il vicepresidente. Vai via! Dai. Dimentichi. Cosa per le firme, mi sa che. Prendiamo in ostaggio il preside. Perché hanno tutti i nomi. Succede un casino. La nostra fortuna. Per la scuola sì. Per fare le cose di scuola sì. Per fare le cose legali no. Illegali no. Cosa ci posso mettere in cima? Non ci posso. Cosa? Mettici qualcosa per far apparire una bandiera notave e una bandiera 5 stelle. Dai! Okay. 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 Okay.
Ma io provo adesso, cioè non si può più oltre a non vedere, senti, c'è qualcosa che vede, non si vede, non si sente. Oh dai, che sta ricominciando a parlare. Quindi comunque io vorrei sentire anche la vostra opinione, l'opinione di qualcuno, perché sennò così sembra che sono io quello a cui non va mai bene niente, che deve protestare in tutti i costi, però io penso che siano... Era un sì, era un no. No, appunto, se qualcuno volesse venire a dire anche la sua opinione, potrà sentire un po' che cosa si pensa, perché appunto se no sembra che sono io che sono sempre contento di quello che decide il governo, però penso che siano delusi abbastanza contenti tutti quanti. Il fatto di non poter giocare a pallone durante l'ora di educazione fisica, perché non abbiamo neanche i palloni, giusto, perché poi ci sono cose che sono molto più gravi all'interno della scuola. Però è un chiaro segnale che se non possiamo neanche comprare dei palloni da calcio non stiamo messi quello di bene. È che lì c'è qua quadra con una cosa. Qualcuno se ha voglia di venire qui. Il buco nella palestra che non riparano. E soprattutto è molto più grave dei palloni, perché uno si può far male. Se pensa che sia andato tutto bene o se. C'è già chi si è fatto male. Chi è che si è fatto male? Si è fatto male qualcuno? Sì. Perché non mi sono fatto male, se mi facevo male io ti facevo vedere io. Venivi qua con i notavo. Volevo far passare la ferrovia dentro la scuola. Certo, ma è anche giusto secondo me. Allora ha detto che non vuole che la scuola è gratis, che non vogliono che con le tasse si paghino le scuole private. Perché visto che siete così inconsapevoli, hanno tagliato i fondi della provincia, dovrete avere anche un minimo, lui ha detto la metà, il 40% della metà, minimo di ideologia per sapere contro cosa state protestando e cosa state facendo. Ci ha chiesto se c'era qualcuno che parlava. No, ragazzi, se che dicano la propria opinione non le troviamo. Non è che invoglia la gente. Dai, vai a parlare te. E così siamo mettati, se metto a parlare io qua è un casino. Poi dopo succede che arrivano i servizi segreti italiani che mi vengono a prendere. Sì. Fanno come Grillo che l'hanno bandito dalla televisione, a me mi bandiscono dalla scuola. Bandiscono, come cazzo dice? No, è roba interessante. Che è giusto che rimanga negli archivi di internet. Arriva. Inizia a parlare delle teorie sulle primarie del centro-sinistra. Adesso arriva Grillo, si mette a parlare. È una cosa pazzesca. No, è da un po' che non lo dice più. Il preside è un pazzo criminale. Quasi. Vabbè, no, il preside non è una brava persona. No, questo preside qua è bravo. Chi è che c'è? Il preside è un pazzo criminale. Allora, visto che qua a quanto pare siete tutti ferratissimi sui motivi. Vi vedremo nell'occupazione, ci sarà da divertirsi. Possiamo iniziare a introdurre l'argomento per cui poi siamo tutti interessati, che è quello della possibile occupazione. Visto che nella scorsa assemblea c'era stata fatta questa proposta, c'era stato detto che a voi come mezzo di protesta vorreste utilizzare quello dell'occupazione dell'istituto. Adesso noi vogliamo parlarvene e vedere un attimo di farvi decidere con la vostra testa quello che secondo voi è la scelta migliore. Adesso io lascio la parola al preside, che farà un attimo un discorso sulle responsabilità di ognuno in caso di una situazione del genere, e poi tornerò a dirvi da così. Beh, come ho visto che comunque il professore ha fatto la foto a tutti noi, pensi che io possa fare il video dell'assemblea. Arriva. Devi fare da portavoce. No, non vuol parlare, guarda, il preside non vuole parlare. Stanno parlando e il preside non vuole parlare. Vergogna, il solito preside comunista. Questa è una vergogna, cioè un preside non vuole parlare ai suoi alunni. Secondo me non sapeva neanche. Forse è cominciato. No, okay, ma dai. Secondo me non sapeva neanche che lo facevano parlare. Aspetta, ok, infatti non lo sapeva, adesso si mette a parlare. A vergogna, no, vabbè, si può anche compatire. Dopo il
Ma se non lo sapevo. Però una persona che si vergogna davanti ai suoi alunni non è tanto. Ma cosa vuol dire? Cosa? Ma se lo sa. Ma senti un po', ma se siamo presi dalla scuola tu devi affrontarlo. Ma perché sono solo io, sono tutto attaccato. Oh, silenzio. Voce! Questa mattina appuntamento in questa assemblea ordinaria della... Vai via! Sei zitto! Sei zitto! Sono tutte le situazioni che, se ho capito bene, nella presentazione si verranno delle istruzioni. Stai sentendo tu? No, mi ricorda Gollum. Nel caso in cui non ho parlato già nella presentazione... Ecco, ecco, aspetta. L'occupazione? Dare la comunicazione agli organi competenti, che sono gli uffici scolastici provinciali, regionali. Ok. E praticamente la... Ha detto che l'occupazione non è una cosa legale. Grazie, cazzo. Non è una cosa legale, deve riferire a, agli organi competenti. Come rappresentanti da voi eletti e due ragazzi rappresentanti dell'istituto. E in ogni caso, chi deciderà questo tipo di intervento sarà responsabile di ogni azione, per cui ci dovrà essere praticamente un elenco di chi partecipa e chi non partecipa. Allora, i maggiorenni ne rispondono direttamente, i minorenni di volta genitori. Ok. Allora, questo è quanto è... Le seguenti? Infatti non partecipo. Praticamente la responsabilità dei maggiori nel... Ma basta, ho capito! Spiegalo loro che non stiamo sentendo! Cazzo me ne frega, a me di loro! Devono sentire per i cazzi loro! Ma perché parli con me? Cioè, io ho capito! Si incazza il preside! Ma io lo sapevo già! Io non lo sapevo però che sta cosa non si poteva fare! Sì, sembra un goblin! Dai, vabbè, poverino, però è bravo come preside! Sì, sì, sì! No, sembra Giarda! Alla fine! Con un po' più d'orecchie sembra... Guarda la scuola, il mio tesoro. Ci assomiglia un po', eh? Un pochettino più basso e magro. Vabbè, ma anche si scherza. Anche se i pantaloni così alti. Si scherza. Bello. Non ce la faccio più. Ok, almeno non ci sono messe misure. O si va in classe a fare le lezioni o si fa la rivoluzione. Ok, viva la rivoluzione. Non l'ho detto io? No, va. Se fossimo in Ecuador ci sarebbero già la finestra e le bandiere del partito. Probabile, è vero. Sì. E poi su una facciata... È vero che le cose che abbiamo detto sul preside non dovrebbero essere contromettenti sul video su YouTube? Alla fine si scarica. È pura satira. È pura satira. Se ci fosse un momento ci sarebbero le bandiere del partito alla finestra e su una facciata il volto di Correa. No, non ti riprendo. Cos'è che ha detto di votare il 5 Stelle? Sì, ah, 13 minuti. Metti in pausa e poi riprendo dopo. Io adesso comunque vi sto parlando da rappresentante e non vi sto parlando da organizzatore, perché comunque di fatto non sono io a organizzare questa protesta, ma è un'altra persona che appunto abbiamo con Panizzi, che l'anno scorso non ha fatto niente come rappresentante. Bravo! Gesù! Gesù! Il Messia è arrivato! È andato via il preside. Io non ti ho votato! Le modalità e le decisioni. Ah, bravo, come rappresentante questo. Di Gisbo? No, assolutamente sì. Riguardo all'occupazione, la tua idea di occupazione è comunque quella di permettere ai docenti, al personale ATA e comunque a tutti al personale ATA, ATA, di entrare regolarmente nell'edificio e di fare ATA, che è l'azienda di trasporti pubblici di Roma, di lasciargli l'opportunità e comunque la condizione familiare di Alemagno di venire qui a svolgere il loro lavoro, chiamato anche Alemagno. Poi anche questa appunto, il preside diceva che vorrebbe
sta con chi partecipa e chi no. Sto facendo una, più un po' troppe battute per tutelare l'organizzatore. Come idea si è deciso che non vogliamo l'amnistia di questo genere. Perché riteniamo che sia una cosa abbastanza... Ma il telefono come mi arrancia una balla. Quale? Che non sia una cosa molto corretta nei vostri confronti. Liberazione. Perché la paura è quella che poi ci possano essere appunto delle situazioni. Molti di voi appunto hanno paura che i professori, vedendovi partecipare a una situazione di questo speriamo genere, che si senta l'audio. Il telefono. No, si sentirà non solo le mie battute. Infatti la votazione che si vuole fare appunto è una votazione anonima in cui poi noi conteremo i voti senza sapere di chi sono e conteremo soltanto il buona. Numero e non la persona come successo. Vero è che comunque chiunque partecipi a questa occupazione e quindi si trova nell'edificio sostanzialmente a occupare fisicamente la scuola è comunque responsabile delle sue azioni. Io scrivo il mio bacciolino sulla scheda. No, adesso sì, la scrivo veramente. Illegale, non voglio dire di no, scusa, ma non voglio neanche dire di sì. Se un controllo, comunque uno sgombero, la responsabilità penale è personale di ogni persona. Ora, io vi posso dire che da quello che io so, che comunque ho sempre sentito, negli ultimi anni non è mai capitato che siano arrivati a denunciare tutti i presenti, però comunque io vi informo che c'è questa possibilità, che comunque se voi decidete di fare questa cosa io voglio che siate pienamente consapevoli di tutte le conseguenze che comporta e di tutti i doveri che comporta il voler fare l'occupazione. Perché gli insegnanti in aula di chimica. Con occupazione intendiamo un momento che sia comunque anche formativo soprattutto, perché non vogliamo che sia una protesta così fine a se stessa, ma vogliamo che sia una cosa in cui comunque ci siano delle conferenze, dei corsi alternativi alle ordinarie lezioni e che comunque sia appunto una cosa anche che vi responsabilizzi, che sia una cosa che vi permetta di all'interno di un edificio senza il controllo, mettiamola così, dei professori, ma che appunto siate voi a controllarvi, siete voi ad autogestirvi appunto, perché sostanzialmente le mattinate stamattina l'eventuale occupazione saranno comunque svolte come giornate di autogestione, perché non vogliamo venire qui metterci qua in cortile a giocare a carte, ma vogliamo che comunque si faccia questa informazione. Sì, andiamo in classe a giocare a carte. Si può fare. Io che tengo le lezioni di tutte le materie, io non la mangio. Allora, quello è il seme. Dai! Dai, il seme, la larga tangente di 6. Sei io prima di tutto. Dai, sapere dai. Qual è il coseno. Dai, fammi sentire l'opposto. Dai, la bici di cazzate. Non state come si deve. Potresti andare a fare... membro dell'intimità. Guarda che se non sbaglio è l'ultimo giorno di scuola che si fa questa occupazione. No, l'occupazione l'ultimo giorno c'è l'autogestione. E l'occupazione quando è? Questa settimana. Allora vengo. Io ho capito. Ah, l'ultimo giorno autogestione, si sì. Occupazione. Ma che cazzo mi resta? Non ho fatto niente di che, per il momento metto pausa. Angelo Rieta, residente a Sanremo. Ok, siamo tutti d'accordo. Siamo d'accordo a convenire! Non verrà nessuno! Dai! Vogliamo venire qua a sapere tutto, perché comunque voi sentite il fatto della protesta come una cosa a cui volete partecipare attivamente, perché a noi non ci interessa che voi diciate sì va bene, veniamo qua e facciamo il gesto, perché noi non è quello che vogliamo. Comunque
I bianchi? No, siete tutti qua davanti, ditemi un attimo cosa ne pensate voi, se secondo voi è una cosa importante, secondo voi... Infatti, vabbè, tanto sono responsabili i genitori del bianco. Sì, infatti, però... No, perché se vanno in cazzone ce ne andiamo tutti fuori. Hai una pezzo su casa. Ragazzi, mi sentite? Uccide un po' da me. Siccome il fatto è che c'hai la ciccia nelle orecchie. Io comunque adesso in qualità di rappresentante vi ho informato su quello che potrebbe succedere, la responsabilità vostra, eccetera. Adesso no, è responsabilità dell'organizzatore. Vi chiedo che dal momento in cui si inizierà con le votazioni prendiate una decisione con la vostra testa, in qualsiasi caso che decidiate di votare a favore o contro, l'importante è che votiate sapendo quello che andate incontro e i motivi che vi sono. Adesso arriva. Porca! Porca! Allora, abbiamo finito le votazioni. Si sta facendo lo spoglio in questo momento. L'hai ripreso? No. Vaffanculo. Vuoi essere ripreso? No. Ok. Ma quindi adesso la scuola è occupata? Eh sì. Basta. Adesso vedremo se la scuola verrà occupata o meno. Dovrebbe arrivare anche la polizia per garantire la sicurezza. Siamo tutti quanti bloccati perché non ci fanno salire in classe, sembra. Ecco. Ok, perfetto, quindi ancora visto che non è suonato allora non possiamo salire, aspettiamo semplicemente il suono, perché non si sente, se no mettiamo il suono della campana, andiamo a prendere la merenda e poi dobbiamo scendere tutti quanti in cortile perché comunque l'occupazione è comunque passata. Siamo in occupazione visto lo schifo che sta facendo lo Stato italiano, anche se ovviamente molti di questi studenti non sanno perché sta facendo l'occupazione. Molti non sanno neanche cos'è un'occupazione. E molti non sanno neanche cos'è un'occupazione, infatti ci sono molte domande riguardante assenze e via dicendo. Ecco la visione che c'è dal cortile di ricreazione, c'è poca gente, adesso la gente è tutte quante nelle classi che sta prendendo le cose perché chiuderanno le classi fino alle 2. E dopo le 2 di quest'oggi, che era l'orario normale di scuola, lo scuola sarà effettivamente al 100% occupata e sotto il possesso degli alunni. 100% per modo di dire, visto 100% per modo di dire, visto che comunque non è. Questo. Vabbè. A me viene malinconia al pensare che queste cose qua, comunque, anche se viene fatto per uno scopo buono, ci sono tanti ignoranti che non sanno. La prendono come una buffonata. Che la prendono come una buffonata per saltare la scuola, che pensano che si fa la rivolta solo perché non si vuole